L'attività su eBay è nata quando ho saputo di aspettare un bambino e quindi cercavo un lavoro che mi desse la possibilità di stare a casa, di crescere mia figlia, di starle vicino in ogni momento. E poi proprio per la mia bambina ho fatto degli acquisti su eBay, ho visto come funzionava, ho visto che la transazione era andata a buon fine e quindi è nata l'idea di iniziare a vendere su eBay. L'attività fortunatamente è andata aumentando di anno in anno, abbiamo anche superato negli ultimi paio d'anni anche i 500.000 euro di fatturato, che direi che è un ottimo risultato. L'idea di aprire il negozio in rete è nata perché in questo modo si ha la possibilità di avere quello che definisco un negozio nel più grande centro commerciale del mondo. Infatti il negozio è aperto 24 ore su 24, è visibile da qualsiasi persona, da qualsiasi parte del mondo e quindi non ci sono limiti né di tempo né di spazio. Per iniziare un'attività di vendita sul web non penso ci sia un numero di persone minimo, un capitale minimo necessario per iniziare. Dipende uno può iniziare con calma, quindi può iniziare da solo, può iniziare in due e poi dipende cosa vuole vendere. Se uno vende prodotti a basso costo si può iniziare anche con pochissimo oppure anche trovando fornitore che consente il pagamento dilazionato. La crisi economica si sente sicuramente anche sul web, noi le vendite sono diminuite però non ci lamentiamo, nel senso sono ancora abbastanza buone. In un mese riceviamo circa 35.000 mail, quindi sono effettivamente tante. Poi ci sono alcuni utenti che sono ancora un po' diffidenti, quindi fanno tante domande prima dell'acquisto. Noi rispondiamo naturalmente a tutti e poi cerchiamo di dare fiducia avendo anche la spedizione in contrassegno, che significa che l'acquirente paga al momento della consegna. Nel nostro negozio per affari all'inizio vendevamo quasi esclusivamente computer portatili, telefonia, questo perché a me piace molto l'informatica e poi perché erano il prodotto che tirava di più. Abbiamo anche arredamento etnico di importazione da Bali e dall'Indonesia, questo è nato proprio per caso, durante un viaggio personale a Bali abbiamo acquistato dei prodotti, cioè ho acquistato dei prodotti per me e poi tutti i parenti, amici li chiedevano per loro perché erano piaciuti e quindi è nata questa idea di venderli sul web. Penso che le attività sul web aumenteranno sempre di più, però non credo che il negozio fisico sparirà definitivamente. Penso piuttosto che magari il negozio fisico inizierà ad abbinare oltre il proprio negozio fisico la vendita anche sul web. Oltre a vendere cose per me personali, continuo a comprarle quasi sempre per la bambina, quindi che può essere per le feste piuttosto che il gioco. Comunque compro ancora via mail. Da buona venditrice sono anche una buona acquirente.